Ma Eleonora Darborea è un personaggio molto complesso. Sicuramente può, ha molte facce, può sposare molte definizioni. Lei è sicuramente il pubblico italiano non ha avuto molto modo di conoscerla, non è un personaggio molto storico, molto conosciuto, ma ha la stessa forza, anzi forse superiore, di personaggi come personaggio storico, intendo, come Giovanna d'Arco. Io ho conosciuto Leonora molto tempo fa, quando mi trovavo in Sardegna e ho a Oristano, la sua città. E mi sono appassionata, conoscendo la sua vita, del suo essere donna, del suo essere appunto statista, del suo essere madre, moglie, guerriera. E a lei naturalmente dobbiamo le leggi, Carta de Logur, la legge che lei ha costruito e sulla quale poi si basa anche in parte la nostra Costituzione. È molto importante, è stato uno dei momenti più importanti, soprattutto anche per la donna. Lei infatti nel 1400, attraverso le leggi, ha dato i diritti alle donne. Le donne avevano gli stessi diritti degli uomini, le figlie femmine avevano gli stessi diritti dei figli maschi. C'erano grandi pene per gli uomini che non rispettavano le donne, oltre naturalmente a dare grande importanza alla cultura, all'agricoltura. Lei ha bonificato i terreni, ha dato la possibilità ai figli della sua terra di studiare. Quindi sicuramente un personaggio molto luminoso, molto interessante, molto forte. Con questo spettacolo che porto in giro da parecchio tempo, ho avuto la soddisfazione di incontrare l'entusiasmo poi del pubblico che per la prima volta ha conosciuto questo personaggio. E quindi sono stata felice di incontrare il loro stupore e il loro interesse e naturalmente la gratitudine di quelli che la conoscevano, conoscono la sua grandezza e sono stati appunto felici di sapere che viene e continua a vivere, e, oltre naturalmente al fatto che il personaggio è avvolto da un grande mistero, è una donna molto interessante anche per quello che ha saputo portare e lasciare di sé della sua personalità. Io amo fortemente la vita ed è per la vita che sono pronta a dare la mia vita. Vi stupisce? Ma l'ho sempre fatto. Dite che non dovrei tenere qui nella mia casa la mia gente colpita dalla peste.
io posso dare loro un poco di sollievo. Un opicolo di vita e se spera, la più sminuta e se spera. Non mi spaventano i corpi disfatti di chi sta morendo. E mi disgusta il terribile lezzo dei cadaveri che bruciano. Fino a che per qualcuno di loro c'è vita. E allora sì. Io lascio la mia casa agli ammalati. Per qualcuno di voi questa imprudenza, incoscienza, follia. Chi dice questo non sa, non mi conosce. A 14 anni ho disarmato una guardia di mio padre. Insegnami ad usarla, gli ho imposto. Allora erano imprudenti, incoscienti, folli, anche tutte le battaglie che ho combattuto alla testa del mio esercito. Io, sì, io, donna, capace di dare la vita e anche di toglierla. E io che con un cenno del capo, con un colpo di spada, ho potuto dare la vita e porle fine. Io donna, sì, che ho sentito il primo respiro di un figlio e anche l'ultimo, per colpa di questo germe atroce. Io donna, sì, che ha vissuto come poco conviene una donna, dirà qualcuno. Ma che cosa avrei dovuto fare quando uccisero mio fratello? Avrei dovuto restare la devota e remissiva creatura che affianca l'uomo e cura i suoi figli, oppure prendere in mano l'esistenza e stringerla forte in pugno come l'elsa di una spada, con essa menare fendente alle traversie che ti si parano davanti, camuffandosi da destino. No, Leonora, no. Tu vassa eretta, sempre eretta in sa strada tua. Tu mujer, tu uomo, tu costriadora, tu distriadora. Va sempre adelante in sa strada tua. Padre, padre, tu mi hai insegnato il coraggio e la dignità. Tu mi portavi sempre con te, fin da bambina. Portavi a cavalcare oltre i boschi e lungo spiagge strapiombi dove il vento e gli spruzzi del mare mi bagnavano il viso. Con Ugone, fratello. E poi con lui lasciavi che entrassimo nella tua stanza e lasciavi che leggessimo i tuoi libri. Sì, quelli che tu ci leggevi con quella tua bella voce. Parlavano di guerra, di eroi, ma anche di terra, di vita. Oh, padre, tutti dicevano che io ero la tua preferita, ed era così. Era così, non è vero? Ah. Quanta gelosia, Beatrice, sorella. E perché? Io ho lasciato che tu ti sposassi per prima. Io, la maggiore, non ho rispettato la tradizione. Ah,
Non ho rispettato la tradizione, certo, e anche questo per qualcuno di voi è incoscienza, imprudenza, follia. Sì, non ho rispettato la tradizione, io ho aspettato il mio amore. Brancaleone, il mio amore adolescente divenne mio sposo. Era bello, forte, ed era nato qui, qui in questa terra. In questa terra, sì, da sempre contesa. Da sempre contesa da tutti, dagli aragonesi, dai genovesi, anche da lui, che è un Doria. Ma questa mano li ha tenuti lontano. Questa mano, sì, li ha tenuti sempre lontano, anche quando qualcosa è di più forte degli uomini, anche quando qualcosa di più terribile. Dell'invincibile drago della morte ti porta via il bene più prezioso. Per una madre, un figlio, Federico, figlio, cosa resta del tempo in cui riempivi il mio ventre? E cosa del tempo in cui la tua bocca serrava il mio seno per bere la tua stessa vita? E cosa del tempo in cui la tua piccola mano cercava la mia per camminare, per correre, per giocare? Cosa resta, eh? Cosa resta del tempo in cui ti ho visto crescere bello, sano, forte? Cosa resta? Cosa? Stracci, cenci, stoffe, dai quali ancora adesso cerco di carpire un segno, una macchia, un odore. L'odore del tuo corpo innocente. Oh, Federico, figlio, cosa resta del tuo tempo, dei tuoi giochi, dei tuoi disegni? Il drago blu, il tuo preferito. Ah, che bravo che eri. Mamma, il drago blu arriverà e aprirà le sue grandi fauci e sputerà il suo terribile fuoco sul nostro castello, ma io e... E brandivi la tua piccola spada e cruciavi la fronte. Ah, ma guai riderne, dovevo fingermi atterrita. Ma fingere per amore di un figlio così bello. La tua piccola spada era stata la mia e... Non ci pensare, Leonora. No, no, non ci pensare. Tu vassa adelante, 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 sempre adelante in sta strada tua. Vassa adelante, Leonora, vassa adelante, tu costriadora, tu distriadora, vassa adelante in sta strada tua. Quale strada? Quale strada? Quella che ho aperto perché fosse percorsa dei miei figli. E dove sono adesso? Eh? Dove sono? Me lo dici tu? Maledetto germe che viene dal mare soltanto per seminare morte. 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 Ugone, fratello, avevi anche tu così in odio gli aragonesi, mendicatores di sta terra nostra. Volevano prendersi l'isola congiurando contro di te.
penetrarono nelle tue stanze, lì dove tu solevi stare sveglio fino a tardi, e c'era Benedetta con te, la tua bambina. Aveva solo 7 anni. Tu sapevi difenderti, fratello, ma poco è valsa la forza della tua spada quella notte, di fronte alla furia dei troppi assassini che ti hanno lasciato a terra, trafitto da ogni parte. E c'era Benedetta con te, abbracciata a te, gli occhi spalancati. E il vostro sangue è un unico sangue. Il vostro respiro è un unico respiro. L'ultimo. E lì, vicino, ferito, ma non ancora morto, un vile assassino prega, implora, vuole salva la vita. Maledetto! Tu hai ucciso il tuo signore in nome di una repubblica che non sai neppure cosa sia. Ma la congiura non è finita. Il popolo è chiamato alla sedizione. Fanno grande scempio del tuo corpo, fratello. Ti esibiscono per la strada, attaccato dai cavalli, e ti trascinano come un sacco di letame, fino a che niente resta più della tua forma umana. E ancora non basta, fratello. Appendono i tuoi poveri resti ad un albero secco. Ora sei solo cibo per corvi. Sono a Genova quando mi giunge notizia. Io non riesco a sopportare, quelle immagini che mi pongono davanti, quelle immagini così dure, crude, violente, della morte di mio fratello. Decido di partire. Decido di portare i miei figli con me. Decido di portare gli ultimi Arborea con me oltre al mare. Mio marito, Brancaleone, perché non sei con me? Avresti dovuto sentire anche tu lo stesso richiamo. Cosa? E dagli aragonesi? Ma è... No, è una trappola. E presto lo saprà lui stesso. Ma io non resto lì a pensare. Io parto e porto i miei figli con me e prendo le armi e riconquisto la mia terra e riconquisto il mio popolo. E riconquisto la mia terra! E riconquisto il mio popolo! Io vi ridarò la forza di essere un popolo e non animali nella corte degli aragonesi. Voi avete fatto scorrere il sangue del vostro signore per diventare schiavi di una dinastia lontana. No. Io vi ridarò la forza di tornare uniti. E insieme riconquisteremo la nostra terra. Torramos oristanisi! Torramos oristanisi! Cingiamola d'assedio!
Torramo sodaristanisi! Torramo sodaristanisi! Non devo insistere. Non devo insistere. Perdono i colpevoli. Punisco i traditori. Ma che cosa c'è nella mia testa? Io devo tenere lontano l'orgoglio che delle volte ti porta all'odio. Devo tenere lontano l'orgoglio che delle volte ti porta all'odio. Ma tu, marito, perché non sei con me? Perché non sei con me? Tu avresti dovuto sentire lo stesso richiamo. Vas adelante, Leonora. Vas adelante. Sempre, sempre dritta in sa strada tua. Vas adelante. Va sempre dritta in sa strada tua. Io, Leonora, figlia di Mariano, giudice d'Arborea, imploro voi, regina d'Aragona, di intercedere presso il re vostro consorte, affinché sia ridata pace al regno d'Arborea. E vi rendo tutte le terre così duramente conquistate. Per riabbracciare mio marito Brancaleone Doria, vostro prigioniero, da 7 anni. Il popolo mi odia per questo. Il popolo mi odia per questo, crede che io abbia svenduto il loro orgoglio per amore. Ma non è così. Non è così. Loro non sanno che io ho avuto esattamente quello che volevo. Mi sono appellata a quella legge aragonese che dice che quando un contratto lede l'umana dignità può essere impugnato. E io così faccio. E distruggo il contratto. E riprendo le nostre terre. Quando racconto questo ai saggi del consiglio, loro mi abbracciano e dicono che ho saputo giocarli bene gli aragonesi. E quando il popolo lo sa, todo suo popolo torna da Samara. Todo lo suo popolo torna da Samara. Ma io ora devo nascondermi. Devo nascondermi perché sono braccata da tutti i sicari aragonesi che mi vogliono morta. E mi nascondo tra le donne del mio popolo e vesto di nero. E ancora di più ricevo l'amore della mia gente. Ancora di più ricevo l'amore della mia gente. C'è qualcuno tra voi che preferisce il duro selvaggio aragonese in cambio di una morte onorata? Per il bene delle vostre spose e dei vostri figli. Battaglia! Forza, venite, che ci aspetta la vittoria! Quando si è un piccolo giudicato che combatte contro un grande regno, quando si è 100 contro 1000, quando si è i pochi che hanno saputo scegliere contro i tanti che hanno saputo solo obbedire. Forza! Correte, che vi aspetta la vittoria! Forza! Correte, che vi aspetta la vittoria! Le schiere si dividono, partono da 4 punti diversi e investono il nemico come valanga. Pochi sopravvivono e quelli che restano corrono a rifugiarsi dentro il castello. Che ora mi sarà
facile penetrare. Tanti giorni dura la battaglia, ma alla fine vedo le porte del castello aprirsi. Ah! È come lo sciogliersi di lacci che ti tenevano stretti i polsi. E vedi il nemico aprirmi le porte. Prego, accomodatevi, siate i benvenuti. E noi brindiamo alla vittoria. Attimi incredibili per chi non li ha vissuti. No. No, non è possibile. Io l'ho lasciato in mani sicure. Cosa? Cosa? È stato ucciso? No, no, non è possibile. Io l'ho lasciato in mani sicure. Mariano, figlio, l'unico che mi è rimasto, cosa ti hanno fatto? E io lascio la vittoria e corro nel mio castello. Mariano, io non posso sopportare ancora una volta quel dolore, la perdita di un figlio. E ti cerco, Mariano, ti cerco con la morte del cuore, Mariano. Figlio, sei vivo. E ti stringo forte, forte, tanto che tu dici madre, mi fai male così. E io ora posso piangere, posso sciogliere le mie lacrime. Non ho più paura di mostrarmi debole, fragile, di mostrarmi donna. Sì, lo so, troppo fragile, dirà qualcuno, per governare un popolo e guidare un esercito, ma io sciolgo le mie lacrime. Perché le lacrime di una madre sono uguali, che sono quelle di una contadina, di una ragazza o di una reina. Sì, lo so. È stato un trucco degli aragonesi, distogliermi dalla battaglia, ma io non ci penso più, perché mio figlio è vivo. Passa adelante, Leonora. Passa adelante, sempre adelante in sta strada tua. Questo suolo amato, perché non ti ho accanto marito? Perché invece ho accanto lui, il capitano? Lui guida il mio esercito, guida i miei uomini, sono tutti pronti a morire per me, per Arborea. Io lo guardo cavalcare, è un uomo, il mio non lo vedo da così tanto tempo. Incuriosisce la sua lingua, quei suoni brevi, duri. Mi fanno pensare al suo corpo, così forte, potente, agile. Io vorrei sapere di più di lui. E non ricordarlo soltanto in battaglia. Quante volte avrei voluto pulire il sangue delle sue ferite. Quante volte avrei voluto passare le mie mani tra i suoi capelli. Che il vento spinge indietro. Sì, 100.000 volte avrei voluto passare le mie mani sulla sua nuca e portarlo a me, a Stanaras Meas, Stocorum. 100.000 volte avrei voluto amarlo proprio qui, su questo campo di battaglia, da questi odori di morte, tra le membra spaccate, i cavalli scannati, proprio qui. Invece non lo tocco nemmeno.
è questa follia, la più grande di tutte. A cosa restar fedele? Ad un marito che non vedo più e che non m'ama più, ma è il padre dei miei figli. Brancaleone, marito adorato, dove sei? Perché non sei con me? L'unica volta che l'ho sfiorato, è stato per chiudergli gli occhi. Morto. Sul campo di battaglia. In mezzo ai suoi uomini. Cosa sei adesso? Un corpo. Un'anima. Niente. Tu sei vento. Vento. Sempre peris tu, Edeo, un falco anidificato sul tetto di una casa. Ma com'è possibile? Un falco che nidifica sul tetto di una casa è un segno, è un segno, è un segno, è un segno. Nascerà un grande uomo, nascerà un grande uomo, nascerà un grande uomo. Sono nata io, donna, vento. Ah, ti guardo volare in alto nel cielo così libero. Vento, così crudele con le sue prede, così gentile con me quando venivi a donarmi. Vento, vento, lo vedi da lassù il mio bambino? Sei stata vicino per tanti anni, così fedele per tanto tempo, e corre, corre da me, e vuole parlare ma non riesce, non esce fiato. Toietta, donna, dimmi, e lei cerca di parlare ma non può, non può. Donna, dimmi, Toietta, mi prende la mano con un gesto così familiare che non aveva mai osato prima, e mi porta con sé, oltre il cortile, su, per le grandi gradinate, ancora su, Toietta, donna, e ancora su, e con la sua casa. Ah. È sul letto. La figlia, vicino alla morte, perché picchiata a morte dal marito. Perché? Perché? Ma io lo so perché. Perché una donna si può fare. Perché un marito lo può fare. Io provo odio. No! No, Leonora. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Leonora, aspetta, passa davanti sa strada tua, aspetta. Servi in silenzio.
servi in sé legge, se con me in te. Servono le leggi e devono essere uguali per ciascun individuo. Carta dei Logu. Le leggi di mio padre. Carta dei Logu. E ne aveva parlato mio padre, mi diceva: Leonora, ascolta. Ascolta il mondo, ascolta. E dentro il tuo cervello, dentro i tuoi occhi, dentro le tue orecchie, ascolta il mondo. Shh. Ascolta gli inni e la gioia. Ascolta le cose orribili. Ecco i lamenti. Ascolta. Ascolta il tuo cervello. Ascolta il tuo cuore. Carta del Logo. Devo fare presto. Le leggi devono essere uguali per ciascun individuo, uomo o donna. Devo fare presto. Io sono donna, sì, e allora? È proprio attraverso di me che si potrà portare qualcosa di grande, di nuovo per il nostro popolo. Le leggi dovranno essere uguali per tutte. Costruiamo noi le nostre leggi. E coltiviamo la terra. Perché non è giusta. Non è giusto tenerlo solo pascolo. E case per poter costruire noi stessi. E granai perché chi ha fame non può crescere. E castelli per difenderci dai nostri nemici. Voi avete accettato di essere governati da un paese lontano che dovrebbe garantire la pace nel vostro popolo. Ma come si può essere garantiti da un popolo lontano che non ci conosce? Costruiamo noi le nostre leggi. E vos homines, rispettate esas feminas vostras. E date un'istruzione ai vostri figli. Carta del Logo. Costruiamo le nostre leggi. Per te, Mariano, ho preservato il nostro giudicato. Perché tu possa continuare a governarvi. La strada è segnata, il mio esempio nel tuo cuore. Io resterò qui, perché non c'è altrove per me. Ma tu devi andare. E non piangere. Lascia che siano le mie lacrime a rigare il mio volto. Vai, vai, io ti guarderò fino a che l'orizzonte non ti porterà via per sempre. Io resterò qui. Perché Leonora vale più da viva o da morta? Non c'è altrove per me. Il mio popolo e le donne del mio popolo saranno la mia casa per sempre. Che si dica di me, di una donna che ha vissuto come un uomo. Sì, si dirà così. Fino a che si penserà soltanto al sesso e non alla forza e alla personalità dell'individuo. Ma per questo dovrà lavorare chi verrà dopo di me. E adesso a noi
Maledetto germe che vieni dal mare soltanto per seminare morte. E deturpi il nostro corpo prima di rubarcelo. Smettila di strisciare! Oppure colpisci così forte da cancellare il ricordo di tutto. Voi che sapete contare, voi che conoscete la misura di ogni cosa, voi che conoscete il limite di ogni cosa, a voi dico, io lascio il mio castello. Io lascio i miei averi. Io oltrepasso questa porta. Io vado tra la mia gente. Io farò sempre come dico io.